Benvenuti alla 20ª puntata Succession Game Mercia. Le cose stanno andando abbastanza bene, siamo col quarto re, Oshere. Il sud dell'Inghilterra è praticamente tutto nostro, se non che i francesi sono arrivati, hanno conquistato purtroppo Wessex prima che potessimo intervenire noi per prenderlo. Avevamo anche un claim, ma non è giunto in tempo. Europa, ormai che diventa il nostro teatro, perché adesso con la Francia direttamente nostra rivale ci dobbiamo affacciare a quella che è un po', sono un po' le guerre maggiori. E inoltre abbiamo anche, siamo diventati anche parte di Lucifer's Own, i figli di Lucifero. Questa è una delle quattro sette disponibili nel gioco base, quella un po' più twisted, diciamo. Ma essendo, visto che siamo pazzi, orgogliosi e lustful, ho pensato che potesse essere una buona idea giocarla proprio con questo personaggio. Ora abbiamo Thanazard, un altro membro della setta, che vorrebbe evocare un demone. E andiamo con lui. Togliamo anche dalla pausa nel frattempo. Grand Summoning. Quindi mettiamo i simboli per terra, accendiamo candele, facciamo canti. Non abbiamo idea di quel che stiamo facendo, però guadagniamo 100 punti. Lo dice lo stesso demone che evochiamo, però guadagniamo 100 punti e abbiamo il Blessing of Belial, diplomazia più 3. Cosa che diventa ottimo. Capture and sacrifice a powerful ruler. Abjurer, certamente, lo facciamo. E quello che vorrei fare. Quello che vorrei fare quasi quasi è far schiattare proprio Carlo Magno. Perché il suo erede è un bambino e questo potrebbe effettivamente rendermi le cose facili. Quindi, cosa potremmo fare? Come funziona di preciso? Intanto si è già spappolato un po'. Il regno. Guerre è diventata indipendente, non ho ben capito come. Position Spy Master, lei ha 15, il mio tutore ne ha 17. Lei come sarebbe? Sarebbe leale? No, per ora tengo fuori. Allora. Cosa posso fare? Oh, abbiamo guadagnato un comandante. No, non riuscire. Forse si fa qua. No. La croce è diventata al contrario perché ho abbracciato Satana, non avevo ancora visto il simbolo della religion. Ok. Cosa possiamo fare quindi? Active mission. When you are rewarded with 7 months payment blood and souls, offer them the life of a powerful ruler. Duke Mokarev di Kent. No, non ho nessuna intenzione di andarci contro. Niente, devo trovare un modo. Ammazzarlo, funzionerà? Ah, altrimenti. Pardon, potrei far fuori lei. Sacrifice to Satan. Hail Satan. Boom. L'abbiamo fatta fuori. Credo che ci odino tutti adesso. O qualcosa del genere.
Non credo che la mia reputazione si sia abbassata davvero perché hanno scoperto che lo voglio ammazzare. Oltretutto, potrei anche cancellarlo. Oh, sono diventato posseduto, mi sembra una buona cosa. Intanto iniziamo a dare un po' di titoli a questi simpatici nuovi guaglioni, che potrei anche reclutare in realtà. Ma sì, quasi quasi gli do una posizione in consiglio, ma purtroppo non posso darla. Non ha senso darla a quell'inetto qua. E l'advisor è già qua. E l'advisor non è in grado di fare un granché, per cui dobbiamo tenerceli così. Allora, questo è il nostro figlio. Sembra essere ben portato. Ah, lo mettiamo come thrift per ora. Questo è il nostro nipote, paziente, va benissimo. E gli diamo come focus la diplomazia e gli assegniamo un guardiano diverso. Gli assegniamo come guardiano Offa, direi che è una buona idea. Anzi, no, cosa ho fatto? Oh, ho fatto la cosa sbagliata, dovevo mettergli qualcuno che fosse bravo in diplomazia. Gli diamo Willem. Attenzione. Been approached by an old priest who is suffering an exorcism. Maybe something introspection will serve me better. Vado di introspezione. Essere posseduto a me non dispiace in realtà. Se proprio devo essere sincero. Questo oltretutto penso che stia aumentando anche le nostre chance di poter fare qualcosa. Ah, qua la Francia si sta riprendendo i territori persi. Ma invece la guerra fra la Francia e la Lombardia è ferma. Io quasi quasi a questo punto allora formerei. No. Laude 2, va benissimo. Cioè, seriamente, questo non vuole fare l'alleanza. Non la vuole fare, davvero. Ok. Faccio l'alleanza allora con la moglie, che comunque ha 500 uomini. E non si sa mai, potrebbe servirci. Oh, c'è un artefatto. Assolutamente. Andiamo a cercare dov'è. A novembre farei una festa. Voglio vedere se c'è qualcosa di interessante che può saltare fuori. Sì. Ho invitato tutti. Oh, è nato un altro nipote. Bastardo in questo caso. Assolutamente sì. Ah, abbiamo perso lo steward. Qualcuno potrebbe essere uno steward decente fra di voi. 9. 9 per ora è il più alto. 7. No, decisamente no, non c'è nessuno. Quindi 9 metto qualcuno di questi, metto lui. Vai, Almoner.
pago 450 e aumento un holding slot. Prima o poi ci dovrò fare anche una baronia quando avrò la possibilità. Quindi Alifa, quella che ci ha reclutato, potremmo diventare rivali. Diventiamo rivali, non perdo Dark Power. Devo catturare e sacrificare un nano. Ok. Quindi find characters. Search all che vogliono venire da noi. Do 91 per cercare l'artefatto. No, non c'è. Non c'è neanche un nano. Ma seriamente? Seriamente? Ok, bisogna aspettare allora. Magari apparirà un evento. In teoria dovremmo avere 15% all'anno per fare il claim, però non posso lamentarmi che abbiamo fatti due di fila. A essere sincero. Riaumentiamo. Northumbria in guerra. C'è una rivolta. Potrei farlo. In effetti. Plot ci sono, qualcuno. Ah, abbiamo anche una nipote. End plot. No, non lo vuol fare, allora ti imprigiona. Two arms. Questo mi sta chiedendo dei titoli, ma gli dico, gli banfo uno. Di andare contro la Francia. Abbiamo. C'è un bambino. È che ha 15.000 di soldati, quello è il problema. Ha un fratello che rivede tutto in realtà. Bavaria è quasi scomparsa qua. È diventata una strisciolina. La Boemia si è ingrandita parecchio. Possiamo anche splittare le truppe e mandarle qua. Ok. Abbiamo anche un secondo figlio. Questo è abbastanza buono come cosa. Volevo, in realtà avevo una mezza idea di iniziare la guerra con la Francia, ma è veramente impari la storia. Devo avere la Northumbria, devo avere tutto se voglio avere una chance. Non ci sono palle proprio.
Non-aggression pact con Borek. Borek. Non mi ricordo mai qual è. Ah, è qua, è in Britannia. Ma sì, quasi quasi. Sembra simpatico il tipo. Ok. Facciamo thrift. Ok. Direi che ci possiamo fermare qui. Anche perché non abbiamo molto altro da fare, purtroppo. Tanto sforniamo figli come se non ci fosse un domani, questo buono. Ma arriviamo ai 750 punti. Arriviamo ai 750 punti semplicemente per una questione di estetica, così siamo riusciti almeno ad avanzare un rango in questa partita. Purtroppo non ci sono guerre come avevo sperato, perché non abbiamo avuto il claim sul Suffolk. Questa sta sfornando bastardi, cioè come se non ci fosse un domani. Questa è mia sorella, ma proprio, cioè, una fabbrica bastardi. È il terzo, di fila, non si sa chi è il padre. Vabbè. Lasciamo perdere. Meno male che non sono i nostri eredi, come sarebbe capitato semplicemente una generazione fa. Intanto ho avuto la seconda figlia. Ci stiamo alternando. Figlio maschio e figlia femmina. Va tutto benissimo. Non ci sono problemi. Io quasi quasi inizierei addirittura. No, aspettiamo. Tanto sto minacciando e perdonando gente. Qua chiedo i risarcimenti. E ovviamente inizio ad aumentare di nuovo. Abbiamo i pirati. Questo non è buono. Farei anche una castle town. Abbiamo perso l'advisor. Prendiamo questo. Rispostiamo quelli di Borg dicendo andatevene a quel paese. E voi avete guadagnato prestigio. Possiamo avanzare di livello? Quasi. Manca pochissimo. Valens Baby. Ok. Nostra figlia, credo che sia la seconda, quella appena nata, non piange e non diventa upset. E ride quando la gente si fa male. I must protect the child of Satan. Assolutamente. Allora, innanzitutto con questo evento abbiamo esattamente superato anche di parecchi punti che ci servivano. Guardiamo se ci danno il passaggio di rango. Sì, sono diventato di rango secondo. Con questo direi che ci possiamo fermare in questa puntata. Tutto molto interessante. Abbiamo un avversario che ha 16.000 uomini e noi abbiamo 3.500. Direi che l'eventuale battaglia con la Francia sarà qualcosa di molto lungo. Molto, 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 molto lungo. Non so, no, c'è veramente poco da fare. Purtroppo. E vedo che di plot per revocare con te o per creare. No, non ci sono. Cioè, veramente non ci sono. Non c'è modo. Devo semplicemente aspettare di mettere le mani sul Suffolk in qualche modo. E tentare di fare il Regno d'Inghilterra. Da lì chiedere il vassallaggio a quel che posso o avere i casus belli per i territori che mi mancano. Una volta creata l'Inghilterra vera e propria, andare contro la Francia.
Sarà probabilmente fra una puntata o due. Ragazzi, in bocca al lupo a tutte quante le vostre partite, in bocca al lupo anche a noi.